Agrigento Capitale della Cultura, già definito lo staff di cui lei fa parte, quali sono i dettagli del dossier? Siamo molto lieti della comunicazione che ci è arrivata dal sindaco dell'incarico a redigere il dossier di candidatura di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e nella qualità di vicepresidente dell'associazione Meno, Memorie e Nuove Opere sono felice di poter annunciare che da lunedì inizieremo il nostro lavoro di relazioni, il nostro lavoro di stesura e metteremo in campo tutte le forze e tutto il partenariato che l'associazione possiede. L'esperienza maturata negli anni dal presidente dell'associazione e da tutti i membri, da tutti i nostri collaboratori, sicuramente apporteranno un valore aggiunto alla proposta. È una sfida importante per la città, ma è una sfida che possiamo vincere e superare soltanto se tutta la città e tutto il territorio metteranno insieme la propria anima e le proprie forze. La diocesi di Agrigento partecipa al progetto Capitale della Cultura mettendo a disposizione tutto il patrimonio ecclesiastico, gli itinerari, arte e fede aperti sul percorso, il Muria e tutto ciò che sia il patrimonio ecclesiastico, che gli itinerari e il Muria può generare sul territorio, perché Agrigento Capitale della Cultura con tutto il territorio, da Santo Stefano a Caltabellotta a Santa Elisabetta a Montepago, è l'unico prodotto che viene presentato. E allora la comunità ecclesiale, che rappresenta l'elemento di unione di tutto il territorio, presenta il suo patrimonio non solo artistico, non solo architettonico, ma anche di fede e anche dell'eredità immateriale con tutte le tradizioni che girano attorno alle feste religiose. Guardi, non è un contributo personale, chiaramente un contributo di idee, perché Agrigento fortunatamente ha una quantità di bellezze straordinarie e che fra l'altro sono state nel corso degli ultimi anni anche oggetto di studio dei miei allievi nel corso di economia dei beni culturali di Palermo. C'è un grande gruppo che sta lavorando, per cui contribuire a questo grande progetto che diventa anche un sogno per la nostra provincia, la capacità di saper far rete e valorizzare ciò che di materiale soprattutto c'è, è veramente esaltante. Assolutamente sì, sono felicissimo, è un compito abbastanza arduo, diciamo, perché in questo spot promozionale ci sarà non soltanto Agrigento ma tutta la provincia e io in questi giorni sto viaggiando tantissimo e sto scoprendo cose che anch'io che vivo qua non sapevo, quindi sono entusiasta, ci saranno tante sorprese e mi sto impegnando tanto e ci sto mettendo il cuore, quindi spero che possa essere una cosa d'effetto.